Buongiorno amici da casa, benvenuti in un nuovo video. Oggi passerete la giornata insieme a me, quindi spero vi faccia piacere. Mi sono alzata dal letto da poco, ma in realtà sono sveglia da un bel po'. Infatti in teoria sono le 8:30, ma in pratica sono sveglia dalle 6, però adesso vi racconto tutto. Medicazione dei tatuaggi post laser. Praticamente questa volta si sono seccati subito, infatti stanno già facendo tutte le varie crosticine e si stanno già proprio staccando i pezzetti di crosticina, non so bene come spiegarvelo in un modo più carino. Quindi sto mettendo questa cremina qui, che è quella all'argento vivo, che dovrebbe fungere un po' da ricostituente per la pelle. Questa è stata la quarta seduta e ovviamente insomma si iniziano a vedere i cambiamenti, anche perché stavo facendo il conto l'altro giorno ed è ormai un anno che faccio il laser. È un processo lungo, cioè per chi mi dice: ah, ma hai fatto il laser ma non si vede niente. È un tatuaggio, insomma, non è che si toglie proprio dall'oggi al domani, anche se ci sono alcuni che sono un pochino restii a venire via, nonostante siano i primi che ho fatto. Cioè, sapete, questa scritta è stata il secondo tatuaggio che ho fatto in tutta la mia vita e ormai ha 8 anni, credo, almeno. Nonostante ciò rimane scuro, quindi si vede che l'inchiostro e la persona che mi ha fatto il tatuaggio è andato così tanto a fondo che ci vuole una vita. Mentre paradossalmente, tipo la scrittina questa qui che ho, che l'ho fatta tipo 2 anni fa forse, si è già quasi tolta. Quindi quelli che ci tengo di più che si tolgano totalmente sono quelli delle dita, ovviamente, anche se anche lì sono molto difficili. Quindi, fatto ciò, visto che sto morendo di fame, che appunto sono 2 ore che sto sveglia ma non ho mangiato, andiamo a fare colazione. Ovviamente, che ve lo dico a fare, colazione preferita ultimamente, albume. E ovviamente mi perdo sempre il coperchio. Ok, found it. Tadam. Poi ovviamente burro d'arachidi e marmellata di fichi. Mi è appena arrivato un messaggio da Huda Beauty. Se lo dice il team di Huda, beh, ci dobbiamo credere. Ok, colazione pronta, così posso fare 2 chiacchiere con voi. Vi dicevo, mi sono svegliata alle 6 perché, allora, c'è da fare un discorso che parte da qualche tempo fa, quando sono tornata dall'America. Io e Alessia abbiamo detto: ok, adesso abbiamo speso un botto di soldi, specialmente in Uber, perché se vai in America spendi più in Uber che e cibo e che in altro. Facciamo un fioretto. E per il mese che arriva, cioè maggio, non compriamo nulla, se non ovviamente, vabbè, le spese, quelle che si devono sostenere per forza di cose, tipo benzina, sapete voi, cose così. E quindi ho cominciato a scrivere, oggi siamo al 5, fate voi, ho cominciato a scrivere le spese su un taccuino, perché io sono la persona meno tecnologica del mondo, ve l'ho detto 1000 volte. Alessia mi fa: sì, fatti la pagina su Notion, su Excel. E io ero tipo: ma che cosa? Va bene così il mio taccuino? E quindi va bene, questi giorni sono passati. Ieri hanno annunciato questo nuovo album dei BTS che devo uscire a giugno. Quindi ho detto: no, vabbè, aspetto, ma ti pare che lo prendo? Ma chi se ne, bla 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 bla, le solite cose. Il mio problema è che io parto bene, poi mi perdo nel cammino. Non sapevo minimamente a che ora uscisse oggi il preordine per comprare quest'album, ma il mio cervello a quanto pare lo sapeva. Perché letteralmente il preordine è partito alle 5 e qualcosa di mattina e io mi sono svegliata alle 6, trovando tutto disponibile, avendo le porte aperte per l'acquisto. Quindi ho detto: senti, mi sono svegliata a quest'ora, deve essere destino che io lo prenda, e quindi l'ho preso. Il mio fioretto è durato poco. Però lo farò passare come uno dei regali del compleanno, visto che è stato il mio compleanno, mi hanno dato ovviamente, no, i soldini e tutte quelle cose. Quindi dai, più o meno ci sta. Qui abbiamo: Yoongi ha messo un nuovo post, l'animaccia del nuovo post. Ma che carino! Tra l'altro, l'avete sentita la nuova canzone di Psy, che è il tizio quello di Oppa Gangnam Style. Ogni 10 anni fa una canzone e gli va più che bene. Stavolta l'ha fatta con Yoongi. È super carina, super orecchiabile, andate a sentire. Sicuramente avete già sentito ovunque. 1, 2, 3, 2, 4. In più, programma di oggi, a parte, vabbè, lavorare, insomma, fare le solite cose, andare al cinema perché è uscito Doctor Strange in the Multiverse of Madness. E ovviamente c'è Scarlet Witch. Solo che non mi andava di andare il pomeriggio quando c'è tanta gente, ci sono tanti ragazzi, cose. Prendo quello delle 3:40. Che poi oramai le mascherine in teoria si possono togliere. Non sono ancora entrata nei negozi, almeno qui in Italia, ovviamente, perché tipo lì in America è già una cosa normale. Non sono ancora, però
mai entrata nei negozi, ripeto, qui in Italia, senza mascherina, quindi fa strano quando succederà. Tipo ieri sono andata al bar a portare dei pacchi, però non riuscivo a toglierla la mascherina. Non lo so per quanto tempo rimarrà questa sensazione, assurdo. Però al cinema si deve ancora tenere. Nonostante poi ci sia sta cosa, io non ho mai capito. Secondo me è una cavolata pazzesca. Cioè, te la devi mettere per entrare dall'ingresso alla sala, però nella sala te la puoi togliere perché poi puoi mangiare. Vabbè, discorsi, cose che ormai lo sappiamo, no? Quindi vabbè, comunque faccio colazione. Mi leggo anche un po' il mio libro. Ormai sono in fissa a leggermi i libri sul Kindle. Mi sono stirata i capelli, ho rifatto il letto, pulito, lì stanno i pacchetti che devo portare. Adesso, allora, ieri praticamente ho visto il video di una ragazza su Instagram e ho detto no, vabbè, lo devo troppo rifare. Che questo make-up qui, adesso vanno tantissimo questi punti più chiari, pastellosi, nell'angolo interno, con tutti i brillantini, visto che sono piena, letteralmente. Voglio vedere un po' che cosa esce fuori. L'unico problema è che vorrei registrare un TikTok, un reel e il make-up tutorial, tra virgolette, quindi vari passaggi, solo che devo fare tutto col telefono, quindi sarà uno switch continuo, però ok. Cerchiamo di fare questa cosa anche perché sono le 12:30, ho perso un po' troppo tempo, ma devo farcela. Appena finisco vi faccio vedere il risultato perché sono molto confident che esca fuori una cosa figa. Questo qui è il look che è uscito fuori, guardate questo illuminante quanto è specchiato, è troppo figo. Cioè, tornassi indietro l'avrei messo tipo al concerto di BTS, anche viola l'ho fatto. L'angolino interno, volevo farlo tipo verde acqua, l'ho provato, ma non mi piaceva come veniva fuori, quindi ho preferito fare una cosa del genere. Adoro, cioè, I'm living for that. È troppo carino. Poi vabbè, io adoro quando ci metto tutti sti ringtone qua, vabbè. A parte che devo struccarmi, ma è tardissimo, sono le 2:40, io tra un'oretta devo andare al cinema, quindi devo pranzare. Poi struccarmi perché insomma non mi sembra il caso di andarci così. Ho registrato tutto, quindi poi devo mettere anche a posto qui sopra. Che poi alla fine non vi ho più fatto vedere, dopo appunto il video che vi ho registrato, come avevo sistemato qui. Alla fine ho messo tutti i photocard holder qui sotto appesi, lì ci ho messo i keychain, qua ho cambiato un po' di foto. Diciamo la cosa principale è che ho messo un bel po' di roba lì, a parte appunto i caffè, lì sopra c'è ancora la confezione. Ho messo dei cofanetti, quello là, il Map of the Soul One, che è il concerto online. Tra l'altro ho comprato anche il Suzu, quindi quando mi arriverà ci andrà anche quello, non so dove, ma boh. Ho cominciato a decorare la mia Army Bomb, quindi mi è arrivato l'adesivino, questo qua che ho preso da Etsy. Con scritto Jungkook ce l'ho messo. Dietro ho preso quello con scritto Bangtan. Però ero indecisa se metterlo o meno perché me ne deve arrivare anche un altro con scritto Microcosmos e quindi penso ci metterò poi quello. Questa qui che è tipo la cuffietta a coniglietto, l'ho presa su AliExpress. E poi ho tentato di mettere appunto un po' di brillantini su il laccetto, anche qua sulle scritte. La parte del corpo la devo ancora decorare perché vedete i brillantini mi sono arrivati, sono troppo grandi, quindi ne ho presi altri più piccoli e almeno l'effetto è più carino. Poi appena insomma la finisco di fare ve la faccio vedere. Io adoro decorare e fare tutte queste cose, però mi dà fastidio se una cosa non viene come ce l'ho in mente e io avevo in mente di farla così, vi faccio vedere un attimo. Vedete come l'ha fatta questa ragazza? Ha tutto il corpo appunto di glitter. Poi ha scritto JK con i brillantini più chiari e anche sui login, insomma. Devo farla, devo impratichirmi. Che poi appunto ho comprato questi sempre da AliExpress, che dovrebbero essere quelli un po' più simili al colore del microfono di Jungkook. Fuchsia AB, fucsia, non ho mai capito come si pronuncia fuchsia, fucsia. Vabbè, staremo a vedere, spero non esca una ciofecata perché sennò insomma ci rimango male. Ah sì, ultimamente quando dorme gli esce fuori la linguetta. Ah sì, non ti devi rilassare così tanto con la linguettina, mamma. Stiracchia di... Ma che carina la linguettina! Mettila dentro, brava!
Non si mette fuori. Volevo usare qualcosa dal congelatore perché dopo volevo prendere il mio popcorn, quindi non devo esagerare a pranzo. Chiave è sempre il bilanciamento. Allora, penso mi farà un po' di vellutata questa qui. Mi sono struccata, ovviamente mi sono rimasti gli occhi macchiati di viola, come sempre. Comunque, stavo andando al cinema, sono dovuta tornare indietro. Letteralmente mi ero scordata la mascherina. Poi ho pensato, non voglio spendere 9 euro di popcorn al cinema, che è una follia. Quindi passo al supermercato. Tra l'altro non vi ho fatto vedere la mia Betty Lou quanto è carina, con la scritta I Purple You. Ora fatemi entrare che sta piovendo. Ad ogni problema. Non li voglio perdere di nuovo. Ma non è questo che voglio. Sono appena tornata a casa. Sta piovendo come non so cosa. Ho fatto giusto in tempo a tornare a casa. Comunque, angolo chiacchierata perché qui ce n'è di cose da parlare. Non farò spoiler perché ovviamente è uscito da poco, lo dovete ancora vedere. Però vi dico solo, wow. Cioè, Doctor Strange mi sta piacendo un sacco. Nonostante non sia uno dei miei personaggi preferiti in sé per sé. Questo, vabbè, non è spoiler perché tanto lo sapete tutti. C'è Miss Marvel e ovviamente Wanda nei panni di Scarlet Witch, che veramente. Brava, Elizabeth Olsen, proprio wow. Però ragazzi, io scioccata, vi ho ripreso mentre stavo lì al cinema per dei personaggi che si sono visti nel vario multiverso, nelle varie cose. Cioè, non me l'aspettavo. Io ero lì che urlavo come una ragazzina, tutti zitti, vabbè. Ho detto no, vabbè, cioè, che cosa ci aspetterà in futuro? Prima scena post-credit, ho detto no, vabbè, se iniziamo così, ok. Non vi dico se lo sapete bene. Non fate spoiler nei commenti. La seconda scena post-credit, va bene, mezza minchiatina, insomma, giusto per dire sì, finito, andatevene a casa. Però mi è piaciuto. Poi all'inizio c'è stato anche il pezzettino del trailer del nuovo film di Avatar, che ragazzi, cioè, 12 anni quasi sono passati, forse era il 2009 quando è uscito Avatar, e lo sapete che è il mio film preferito, cioè, ero una ragazzina, non lo so, vedrò i prossimi anche con i miei nipoti, probabilmente, non dico figli perché non sono sicura di averne, ma probabilmente nipoti sì. Io vi giuro, wow, cioè, overmelted da tutte queste cose, praticamente. Il trailer di Avatar mi ha fatto stranissimo rivedere le scene, i personaggi, i colori, tutte le ambientazioni. Non vedo l'ora. A dicembre uscirà, quindi dobbiamo ancora aspettare un po', ma tanto di questo passo arriverà, insomma, molto molto in breve. Sono wow. Devo un attimo riprendermi. Beh, se non sapevate che Avatar è il mio film preferito, adesso lo sapete. Nel corso di questi anni l'avrò rivisto non so quante volte. Ho anche il tatuaggio dedicato qua con scritto I see you, con il seme dell'albero della vita. Non so cosa aspettarmi, perché dal trailer, non trailer, insomma, non ho proprio ben capito dove vogliono andare a parare, ma staremo a vedere. Comunque, in tutto ciò, adesso ho acceso il mio computer là dietro, perché devo mettermi a lavorare a un video. Il contenuto invece che vi ho registrato stamattina l'ho già pubblicato, perché sti trend vanno presi così al volo, almeno ve l'ho fatto vedere subito. Finisco di fare la copertina del video, che spero uscirà domani, insomma, se l'avete visto prima di questo. Poi posso farmi la doccia e mettermi un attimo in pigiama, insomma, e fare tutte le cose serali, bla bla bla. Tra l'altro, anche oggi ho da farvi vedere dei pacchettini di AliExpress che mi sono arrivati. Vi faccio vedere le cose da AliExpress. Allora, prima tra tutti il set delle spugnette, sia da portare in viaggio perché vedete avete la custodietta, sia per quando le lavate le riponete qui. Ci sono diversi colori, questo è il set da 4, questo è il set da 3. Sono stra mega iper morbide, cioè è una cosa assurda perché sono tipo la qualità di Real Techniques e le pagate la metà della metà della metà, quindi ovviamente vi lascio il link. Poi altre ciglia finte, ho preso anche stavolta, però sono queste qui, non si sa mai, possono sempre servire e venivano sempre con le pinzettine. Poi un'altra palettina di queste qui, rispetto all'altra, questa si chiama Wedding Dream Eye Shadow Palette e contiene tutte queste colorazioni un po' più primaverili sul giallino, anche qui ci sono dei belli shimmer. E poi pezzi forti che sono questi due che volevo provare da una vita, quindi ne ho approfittato. Allora, uno è questo phon qui, che in teoria è ispirato a quello della Dyson praticamente. Poi spingendo il pulsante lo girate e viene normale. Ovviamente ha la sua boccuccia, dentro anche altri bacchetti. Qui ha tutte le varie potenze, è veramente una figata pazzesca. Vi faccio vedere anche dentro la confezione. Vedete, all'interno c'è il diffusore e questo qui per spazzolare anche, vedete. Mentre questa qui è la spazzola
quella per asciugare e allo stesso tempo stirare i capelli. È un sacco utile se volete dare volume, praticamente fatta in questo modo. Avvolgete poi i capelli e nel frattempo li asciuga, perché da qui esce l'aria calda. Anche qui ci sono diversi settaggi a seconda di come girate qua l'anellino. L'ho usata ed è troppo troppo figa. Allora, ho appena passato ore infinite, perché sono letteralmente le 2 di notte, a fare la videochiamata con Alessia, perché dovevamo prendere i biglietti per la prossima volta che vado da lei, metà giugno, no, i primi, tipo il 10. Paradossalmente sono andata da lei il 10 aprile e arrivato da lei il 10 di giugno. Poi torno sempre il 23/24. Vabbè, comunque. Abbiamo preso i biglietti, mille casini, non potete capire a quanto stanno i voli. Un disagio tremendo, non ho capito cosa sia successo. Vabbè, alla fine l'abbiamo fatto. Devo fare un casino per andare, perché l'unico volo disponibile il 10, perché poi l'11 abbiamo il concerto, quello di Harry Styles, è il pomeriggio, ma con lo scalo a Barcellona. Per non farsi mancare nulla. Tra l'altro domani mi devo svegliare prestissimo. Dormirò le mie solite 5-4-5 ore. Meraviglioso. E infatti per oggi vi do direttamente la buonanotte. Ci sentiamo presto. Grazie per essere stati con me oggi. E vi mando un bacione grande.